avrà tra poco un bambino, ha sempre mangiato carne, però adesso poi aspettate un momento meraviglioso della vita. E invece, attrice, come la gran parte delle mamme italiane, dice, siete educati così, insomma, tu sei molto più giovane, ma insomma siamo stati educati così. Invece, in collegamento con noi da Milano. Si può discutere sempre, ovo, latte. Appunto che la dieta doveva essere equilibrata, bisognava mangiare di tutto. Quindi no, non è che uno deve mangiare solo carne, ho sempre saputo appunto che bisogna dare ogni alimento, ogni, come diceva naturalmente giustamente il professore, cioè, in ogni alimento c'è una... come dire, sono una, dei nutrienti, esatto, dei nutrienti che servono al nostro organismo. Attenta come ballerina, però bruciamo un sacco di calorie tu, Beh, Beata, io sì, ho sempre una differenza. Poi, perché credo invece che ci siano... Ha un doppio... Crede nella carne, russo che ci ha creduto, ma adesso che aspetta un bambino... Non vuole darmi un'occhiatina, sto combinato così male, secondo lei come... Mi vede a rischio. Non... Ma insomma, ci sono le eccezioni. Non è detto. Guarda, mi devo preoccupare. Patrimonio genetico che molti si esplicano delle azioni sul nostro genoma. Il genoma è lì fermo, però è l'ambiente poi che fa gravidanza e proseguire per tutta la vita. Hai capito, Carmen? Infatti, sì, cercavo... tu hai... che in tutta la mia vita io non ho mangiato molta carne, poca, più verdura, cereali, proprio per il tipo anche di cucina che mi piace. Le conclusioni. Io capisco la parola anche alla controparte. No. Probiotica, non germi patogeni, che si sviluppa. Quando noi arriviamo a valutare il rapporto, dobbiamo partire da un concetto. Cioè, quanta carne, quanta verdura, quanto... Perché poi i bambini non amano in genere, se uno li spinge, difficile non amano le verdure. È riuscire a fargli mangiare. Cioè, la differenza tra noi e gli americani è che noi abbiamo... È chiaro che devo trovare l'escamotage per fargli mangiare le verdure, quindi le zuppe, le cose che in qualche maniera... Un'alimentazione abbastanza... completa che credo sia una cosa importante, però è chiaro che mi interessa sapere e conoscere. Si vedeva da 3 anni, prima cosa, non molpa. Ora, non voglio dire ignorante, perché sì, io ho insegnato nutrizione. Buonasera. Marco Seghe è un nome molto conosciuto, avendo ripreso i suoi chili. Quindi di dieta alla settimana. Io è vero che sono francese, che sono della Guascogna e che un giorno la dieta pensa che va avere un miracolo, neanche il professor Calabrese. Ma qual è il problema della dieta? Non può guidare la macchina, è legge. Il problema là, è un problema genetico, non è più una quantità di energia. Ciao. Non dite a Sergio Marini che bisogna essere nostro vergine nostro, buono, questo messaggio. Lei ha la cosa che non può essere, cioè noi non possiamo dire sì alla frittura, non possiamo dire spaghetti, lei per dire che non per forza deve essere fritto, può essere come dire cucina a lei. Sì, anzi, no, perché, no. Per cucinare, che il problema è che oggi nessuno 10 euro a fettere, però alta cucina. Tante psicologicamente, no, perché infatti, una tanto. Scusi, una ma allora, scusa, ma nemmeno la cicoria è ripassata, mai. Ma veda, dobbiamo capirci. Non siamo integralisti. Esattamente. La storia della qualità. B. Ah, le lobby no, le lobby sono fortissime. Su questo siamo d'accordo, Il servizio diceva, mentale voglio dire, in Italia sì, ma in Europa che facciamo ogni giorno. La carne è il grasso che acchiappa il gusto. Si comincia però con un applauso al giocatore. Poi deve fare un hamburger. No? Però, un hamburgerino. Allora, come li tortura lei? Ecco, come le tortura le persone? Un è il mio mestiere. Cosa? Non se ne usano pesticidi. Ma sono illegali. Se questo non lo dico io, lo dice l'Unione Europea. Lì, non so di quale sta parlando. Non si può fare il nome. Non si può fare. Ti conto della gravità di quello che ma sta certo, dicendo? Ma certo, ma c'è anche chi nasconde queste cose. Venire, è stato fosse denunciato e fatto... Proprio. Forse una ventina di anni fa si facevano veramente una ventina di trattamenti, ma adesso è completamente cambiato. Adesso mi scusi, queste cose, scusi. Però questo è... Leonardo, l'organismo Biancaneve, il fiato regione, ho capito, tira il sasso e nasconde la mano, come dicevano da bambini. La mia 10 anni che ti dice ho fame, che le dai... Bisogna spezzettare durante la giornata dei pasti che siano pasti armonizzati con elementi che non siano per forza troppo raffinati. Paolo Longini, chiaramente... il bambino quanti anni ha? Mi auguro che, insomma, non credo che... Quello del,
del libro che tu hai mamma gli si presenta con una bella, che ne so, polpette al sugo. Non li mangia la parola, dai. Polpette integrale che faccio io con la marmellata. Cioè, non è una vita di dottor Calabrese, cos'è che no, ma non parlo di lui. Io penso al discorso, no, va benissimo il pane alla marmellata. Non è la prima volta che la sentiamo e ripeto, io non capisco quali siano gli obiettivi. Posso dire che abbiamo proprio negli ultimi anni molto intensificato tutti gli che risultano avere degli indicatori che sono infinitamente sotto ogni ragionevole limite, non scendo in Trentino l'area dei... Ci deve essere un'azione più incisiva da tutte le parti. Che le diete funzionano. Se ne pagano le conseguenze. Ve lo immaginate voi, Renato Mannari, che corre. No, camminare. No, comunque, mangiare bene oppure mangiare poco non è che faccia dimagrire. Deve essere sempre abbinato a un'attività fisica. Assolutamente. Perché se no... Quello è determinante. È determinante perché il bruciato è al fisico, alla salute del fisico, perché c'è tutto un circuito di vene che lavora in un certo modo. Vorrei non lasciare in sospeso, quando è arrivata la telefonata dell'AI, Pino Quartullo aveva fatto... Pesce. In linea, perché vuol dire che lui non lo fa. La Maugeri di tutte queste immagini. Basta un bel giorno di vera. Un giorno, 5 pasti al giorno, dieta mediterranea. Abbiamo messo a confronto le morti precoci.